Oh, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Mi sentite? Ho bisogno di sapere se mi sentite perché sono con un microfono nuovo e quindi non so molto bene se ho problemi oppure no. Rispondetemi un po'. Mi sentite? Mi sentite? Forte e chiaro. Ah, molto bene allora. Allora, vabbè, posso staccare questa roba qui. Sì, molto bene, molto bene. Ok. Va bene, allora siamo da soli perché c'è scassa. Tutto ok, audio ok, la streaming ok, perché guardate, praticamente vi faccio vedere qual è il mio PC. Ho un PC con il doppio monitor e quindi sono in una situazione un po', diciamo così, di fortuna perché sono al mare, non è che ho grandi, no? Quindi condivido il mio schermo e abbiamo il live timing e dopodiché speriamo che ci siano, che vada tutto a posto. Ah, Tallarida Giuseppe, ok. Allora vi ringrazio, vado a vedere subito nella dashboard i nuovi abbonati e praticamente, tanto cerco di capire chi c'è scritto di nuovo. Allora, Lorenzo Belotti, supporter, Daliene Ferrari, junior supporter, Cino, junior supporter, Simone Zecca, junior supporter, Alessandro Boscato, che ha fatto l'upgrade, super supporter, Nicolò De Ambrosi, supporter, Marco Belloro, junior supporter, Valerio Bruscella, che ha, diciamo, rinnovato. Questi sono diciamo così gli abbonati nuovi Onda CBR. Ciao Balestrucci, buongiorno. Allora, se vi faccio una, come posso dire, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, scoprite come supportare Mister Helmet con lo shop, le donazioni, super stickers, super grazie e l'abbonamento a partire da 3 centesimi al giorno. Se poi invece siete super supporter e sugar daddy, sappiate che potete avere le informazioni direttamente in tempo reale. Oggi esce un video nuovo sulla Superbike, non c'entra niente, ma devo dare una notizia importante, ok? Seguitemi. Mentre mancano 8 minuti alla MotoGP, io ho una birra lontana, qualcuno me la potrà passare. Spero di poterla raggiungere. Allora, live timing Session Result con Marco Bezzecchi davanti, e lo vedete. Poi dopo cerco di capire, di ingrandire un po'. Cerco di ingrandire un po', ok. Di ingrandire un po' e di guardare Marco Bezzecchi. Oh, lo mettiamo così, 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 così. Così. Ok, allora, buongiorno a tutti. Ho visto il video con Luca Bologna, non mi spiego perché la Yamaha ufficiale Superbike viene vista come l'ultimo team, come comunque andrà. È il penultimo in realtà. Ok, audio e video, ok. Ragazzi, è un miracolo per adesso, che audio e video sia ok. Mancano 7 minuti, io bevo una birra, finisco la mia birra. Non si dovrebbe bere una trasmissione, ma tanto non è una trasmissione per bambini, sicché no. Pronostico Bez, Vignales, Zarco, molto bene, bravi. Audio e video, ok, molto bene, bravi. Molto bene, bravi. Con i pronostici mi piacete, mi piacete. Vediamo cosa c'è. Buongiorno, vabbè, Claudio Garzini, sempre numero uno, lui. Sono in Veneto, chi vuole venirmi a trovare lo può fare, non è necessario portare dei liquori come alcuni di voi si stanno proponendo di fare, potete anche venire a mani vuote, beviamo insieme, offro io. Quindi è difficile, però vabbè. Allora, intanto vi ringrazio. Carburo, ma carburo l'ho messo, ragazzi. Volete carburo? Oh, siete contenti? Ok, ciao mister, mi stappa una IPA, a quanto quoti la doppietta? No, non la posso quotare. La IPA buona, ne ho una anch'io qua in frigo.
No, anch'io. No, non posso quotare una vittoria Aprilia. Addirittura doppietta, niente di meno. No, ragazzi. No, no, doppietta mi sembra eccessiva. Allora, no, perché adesso volevo trovare la soluzione giusta per fare in modo che oggi il bestia ci fa divertire. Voi dite, ah, può essere, speriamo, speriamo, speriamo assolutamente. Adesso aspettiamo Luca Bologna. Aspettiamo gli altri, spero che vengano, ma vediamo se poi avevo trovato la soluzione giusta. Così, no? Così, forse è così che vediamo col commento sopra. Ah, perfetto, così, così, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, il bestia ci fa divertire, Bezzecchi, Spargaro, Vignales, fuori ancora con, per favore, i vostri pronostici, e io vi stappo a tal proposito un qualcosa che da tanto non veniva pubblicata ed è la bomba. Allora, eccoci qua. Allora, io vedo bene che gomme montano. C'è qualche sorpresa? Ragazzi, oggi le gomme non le ho perché non ho lo schermo multiplo. Allora, che gomme montano? Io vedo bene Gigad Binder, Bezzecchi gomma media, Bezzecchi Bagnaia. Ok. Dov'è il Maus, ragazzi, qui è veramente un incubo con questo sistema. Manuel, Fernandez, giusto, chi se lo piglia? Bernale, Zacco Win, Mille, Bezzecchi, Andrea Blond, 91, Bezzecchi, non ricordo chi media anteriore, Bezzecchi. Ragazzi, non ho il... Mancano 2 minuti e 20. Attenzione, attenzione. Ok, allora, ciao Marco Serpico. È abbastanza difficile fare le dirette così. Cerco di capire qual è la soluzione migliore. Giustamente avrei dovuto cercare di... La lampada nuova spinge. No, non la sto usando. Non la sto usando la lampada nuova. No, no, no. È già no, è rotta. No, no, scherzo. La lampada nuova non la sto usando. Ieri ho comprato una lampada da influencer. Audio, ok. Ah, bene, bene. Potevi fare la diretta in spiaggia? Sì, con la connessione che c'è. Che brio, mister. Che vuoi, ragazzi? Sono distrutto. Oggi ho fatto 12 km a piedi con la giacca zavorrata, per cui sono anche abbastanza. Comunque, warm up lap, ragazzi. Warm up lap, live timing, siamo qui a zero e che brio, ragazzi, è arrivato. Ma perché non fate voi un po' di dirette, un po' di cose gratuite, qualche ora di trasmissione, un po' di produzione così, così vediamo quanto brio, quanta è. Perché non fa? Mi piacerebbe che faceste una roba del genere anche voi. Ogni tanto per provare cosa si prova, quanto è facile, quanto è leggero, visto che abbiamo tutti molte pretese nei confronti di Mister Hermet. Ah, che bravi. Allora, intanto pronti per la gara. Pronosti Bezzecchi, Vignales, Zarco. Ok, molto bene. Ok, molto bene. Bezzecchi, Vignales, Zarco. Mi sembra abbastanza plausibile il tutto. Bezzecchi, Vignales, Zarco. Oddio, Zarco terzo, la vedo strano, ma insomma, forse potrebbe sì un podio, ci sta.
Ok, diciamo che Bezzecchi, diciamo che allora, eccoli partiti. Allora, Bezzecchi davanti a Jack Miller e poi Alex Marquez, Bagnaia, Fernandez, Marini, Martin, Vignales, Zarco, Binder, Morbidelli, Espargaró, Bastianini, Marc Marquez 14esimo e Paul Espargaró a chiudere i 15. Queste sono le sono già diciamo alla partenza. Allora, lo spara oggi prima vittoria in carriera di Zarco. Io questo le vedo già così. Attenzione perché pronti? La gara è abbastanza indietro rispetto al live timing, come vedete, e alla fine, tu mi dici Bezzecchi e le due Aprilia sul podio, interessante. Bezzecchi e le due Aprilia sul podio, è possibile una doppietta però no. Allora, guardate, qui io le vedo, sono un po' avanti con il live timing, ok? Quindi, boh, alla fine. Vediamo un po' come va e facciamo un refresh, ma alla fine, boh, se Bagnaia cade, si riapre il mondiale. Ma quale mondiale si può riaprire secondo voi, Bartolo? Nessun mondiale si può riaprire, lo dico io, fidati, nessun mondiale si può riaprire. Allora, Miller è davanti a Bezzecchi, intanto. Poi dopo cerco di capire che tipo di gestione ho qui del monitor aggiuntivo, perché mi sa che devo comprare un monitor aggiuntivo. Allora, Miller davanti a Bezzecchi, Bagnaia, Alex Marquez. Quartararo è partito bene, Alex podio, Quartararo è partito bene, come Bacchetta Bez, Andrea Rebaudo, quanto Quartararo è partito bene, interessante. Allora. Sì, Bezzecchi è secondo per come lo vedo io alle spalle di Miller, Martin per Campi. Beati voi che vedete tutte queste cose. Io ho una visuale un pochino così. Martin per Campi già in curva 1. Ok, sì, esatto. Martin già per Campi, però sai, non doveva essere colui che vinceva la gara. Mi sa che non c'è Zarco. Il vostro amico è decimo al momento e non lo vedo fare molto bene. Allora, Zarco è decimo, cambio nono, Marc Marquez dodicesimo, Oliveira, Bagnaia oggi va, ma ho già pronosticato, ragazzi, Bagnaia vince la gara, ve lo dico io, e vince la gara rispetto a Bezzecchi. Ve lo dico io, sarà Bagnaia a vincere la nostra garetta. Tanto bisogna refreshare in continuazione il nostro amico live timing. Miller, Bagnaia, Bezzecchi, Alex Marquez, Vignales, Espargaró che lotta con Martin, Binder, Zarco, Bastianini, Morbidelli, Oliveira, Marc Marquez e Quartararo. Bagnaia oggi va, ma ha già pronosticato. Allora, Marquin toccato da dietro da una KTM. Io vedo Bastianini decimo, undicesimo. Miller quanto dura? Bastianini lo vedo decimo e quindi. Oh, Super Ska, un super sticker per me. Grazie, Super Ska. Miller quanto dura? Il problema è quello. Mark, come sta messo con quella famosa frattura di cui hai fatto vedere la radiografia settimane fa? Io la vedo peggiorata, assolutamente molto peggiorata. But I believe in Zarco 3, Zarco terzo. Oddio, Bagnaia in testa e quindi adesso c'è poco da fare. Allora, questo live timing è veramente disastroso, inutile prenderlo più, non lo prenderò mai, 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 mai più. Comunque, grazie a Super Ska, un super sticker da Super Ska,
Believe in Zarco. Allora, Zarco la vedo abbastanza difficile, che vada a finire terzo, ma insomma, quelle belle inquadrature sull'Aprilia, Bagnaia è davanti con 3 decimi su Bezzecchi, che già ha già bruciato Miller. Per come la vedo io, la faccenda si dipanerà fra loro due. È una lotta tutta interna fra Bagnaia e Bezzecchi, che Bagnaia vincerà. E non ci sono cazzi, come si dice in Francia. Ecco perché era bello tranquillo ieri. Alex Marquez, se lo siamo già giocato, quarto. Quinto Vignales davanti a Espargaró. La doppietta Aprilia non si può fare, però Alex Marquez si berrà molto presto. Jack Miller, ve lo dico French abbastanza. Ah, Luca. No, Luca. Salve, ho sfruttato un momento di tranquillità nel box. Allora, Luca Scassa, ho un setup molto particolare, ho un setup beta molto risky, formato da un PC con doppio monitor, sia Ok. proprio lui il doppio monitor, te lo faccio vedere, guarda, cioè, se ti affacci è un PC con dual Sì. monitor, e in più ho agganciato, guarda qui, un altro monitor, il tablet come monitor. Quindi è un assoluto miracolo che il tutto stia funzionando bene. Quindi Io non sono si nel capisce box come l'ho e fatto. ho la TV che uso della telemetria con MotoGP.com. Molto bene, è la soluzione migliore, devo dire. Allora, la Immagino. solita solfa Ducatista, Vignales ha dato una bella, cosa ha dato Vignales? Una bella fucilata. Allora, Vignales, io vedo davanti Bagnaia, che ha fatto il suo lavoro, Luca, subito, molto presto. Ha fatto finta di avere un problema ieri, ma secondo me hanno sbagliato semplicemente assetto, ma erano belli tranquilli perché tanto. Intanto Miller out, Mir out, È Mir arrivato un cieco out. che ha iniziato a parlare in cieco. E come? Vabbè, tu c'hai anche un cieco che corre. Ricordiamo che Luca Scassa è lì. Dove sei, Luca? Siamo a Rijeka, no, non ho un cieco che corre, però qua in Croazia ci sono molte persone che ancora la devono smaltire da ieri. E è arrivato uno qui che ha iniziato a urlare delle classifiche, però io ho detto, se permetti sarei in diretta, grazie. Potrei sentire cosa ti diceva, magari erano delle classifiche Ho sentito, interessanti, ma non ho capito nessuno lo niente. sa. Allora, dice Superska, occhio che io ho messo Binder vincitore, beh, peggio per te. Mir Crash l'abbiamo detto. Allora, Luca Scassa, dove sei? A Rijeka con Marieca i disabili, c'è giusto? l'Alpe Adria Cup con una gara in cui corrono i ragazzi nostri disabili, campionato europeo internazionale. E ora c'è la pausa pranzo, sta piovendo da 3 giorni così, cioè così. E E alle rischiate di 5 vincere l'Europeo, è corretto? abbiamo vinto ieri con Picasso. Allora, Picasso ha vinto l'Europeo, ma allora facciamo un applauso a Picasso, porca miseria, È una facciamo carrozzina, qualcosa che. dietro tutti, amputati, flesso lesi, tutto in carrozzina. Quindi tanta roba. Benissimo, bravissimo Picasso, di nome Picasso? Lorenzo Picasso di Non Genova, Pablo. Ligure. No, Pablo è lo zio. No, magari. Se era lo zio, c'aveva budget, Luca, Anche lui potevi pennella le portarlo. tre. Anche lui pennella, ma va bene, va bene. Allora, andiamo a dare un'occhiata a quello che succede. Allora, Bagnaia davanti a Bezzecchi. Allora, questi due si giocano la gara, è inutile, ci prendiamo per il culo. Sarà una tripletta Ducati con Alex Marquez, se non succede niente, perché ho visto un po' Vignales in calo e Aleix invece è bello carico. Qualcuno vede Binder fra i papabili. In realtà mancano 17 giri, la gara è già una noia assoluta, posso dirlo. Visto a Nessuno fine mi gara, a metà gara mi pone le gomme, dai. come? Ho visto fino a metà, a fine gara con le gomme, come vanno. Va bene, allora, Tiziano Latini, membro per un mese. Non avevo mai visto questa roba, membro per un mese. A forse festeggia il compleanno, Tiziano Latini. Molto bene, molto bene, molto bene. Ok, allora, complimenti a Tiziano Latini, che come scusa? Espargaró, Spargarò giro veloce. giro Passato un veloce, grazie. E con una infilata a Marquez, cioè giro veloce, Luca, con tanto di sorpasso a Marquez, quindi vuol dire che è No, ha proprio. fatto il giro veloce e 2 curve alla 3 ha passato Marquez, quindi nel giro dopo l'ha superato.
Ah, ok, benissimo. Allora, quindi il giro veloce risaliva al giro prima, perfetto. Comunque, Espargaró davanti a Marquez fa pensare che forse potrebbe prendere Bezzecchi. Allora, posso dire che Aleix Espargaró gira in 2:00:02, Bezzecchi in 2:00:05. In teoria potrebbe prenderlo. Mancano 16 giri, ci sono buone possibilità. Aleix Espargaró a palla con Aprilia, bravissimo, sì, effettivamente sì. Mi aspettavo qualcosina di più da Vignales, invece abbiamo Binder, anche Binder, molto caldo Brad Binder. Ci piace a noi Brad Binder, no Luca? Molto, cioè, a me piace moltissimo. E invece cosa ne pensi di quella telenovela che abbiamo discusso poi anche insieme, ovvero... il discorso di Espargaró, cioè di Zarco, che veniva già parcheggiato in... Non ho capito la mossa. Sembra quasi che dicano: guarda, dobbiamo tirare su un giovane, spostati un attimo, diamo due soldi, però... Però non lo so, non capisco. Sì, però scusami, Ducati deve tirare su un giovane e i due soldi glieli dà Honda. Sto meccanismo. Non ho capito infatti non mi torna niente. No? Bene, neanche a me. Allora, a me sembrava più una mossa di Pernat per piazzare in qualche modo Arbolino in Pramac, facendo... Comunque, vabbè. Aleix Márquez... Al cambio, credo, la leva del cambio. Sì, Aleix Márquez ha rotto un pezzo di moto, effettivamente stava andando troppo forte, quindi stava andando troppo forte. Márquez è così quando rompi i coglioni. Allora, Martin al podio ci arriva? Insomma, è tredicesimo. Oh, Madonna, no. Non lo so io. Non lo so perché? Se per adesso no. Ha più probabilità Quartararo così a classifica. Vabbè, ha più probabilità Quartararo, beh, in teoria, però in pratica lo sappiamo come... Allora, ogni volta che uno scrive Aleix Márquez in questo modo, un Márquez a caso in Spagna, che sono tanti, muore. Sì. Diciamoci la verità, scrivete Márquez. Che fatica che fa Enea, è tutta la stagione che fa fatica. Io mi meraviglio già che non lo vogliono cacciare lui. Ma no, lui è da tenere, un altro anno va tenuto, secondo me. Ma no, sono d'accordo, non è quello il problema. Sono d'accordo, è che solitamente, di solito, fanno tutto, è tutta una cosa Valentino Rossi centrica, come VR46 centrica. Ecco Bezzecchi che va fuori. Oh, no! Peccato. Troppo forte ci è arrivato. E adesso Bezzecchi ha un po' esagerato e adesso chiude il negozio. Ma che qualcuno pensava che potesse eventualmente battere Bagnani, cioè, voglio dire, sì, comunque guarda, era lontano 20 metri. Ragazzi, non siate anche voi, come posso dire, esagerato, favolistici. Sì. Devo caricare un microfono, abbiate pazienza. Adesso mi ricorda Simoncelli ancora di più. Chi? Bezzecchi. Tutti dicono mi ricorda Simoncelli, mi ricorda Simoncelli. Sì. Ma con queste cadute qui ancora di più. Adesso chiedo a mia moglie un favore, se me lo fa. Mi prenderesti uno di questi microfoni? Sì, sono in diretta. Beh, non è che gli sto chiedendo un rapporto sessuale, le sto chiedendo un microfono. Com'è? Magari, ha detto adesso. Allora, no, mi prenderesti questo microfono, uno uguale a questo che è lì, da qualche parte, lì in quel corso. Quindi, no. Allora, Zarco terzo. Ragazzi, Zarco terzo, mi sembra possibile. Bezzecchi stava osando troppo, corsa evitata nei box. Bezzecchi è stato risucchiato. Cheat Guido Meda, cosa vuol dire risucchiato? Cioè, risucchiato è una roba brutta, cioè ha quasi una roba, non lo so. Comunque, rischio, non lo trovi lì? È un problema, perché fra poco il microfono si scaricherà, però va bene. Allora, vediamo se tiene duro questa cosa. E adesso
dietro però non c'è una Ducati ma una Aprilia. Sì ragazzi, allora c'è Biagi, stanno intervistando Biagi, non sento cosa dice, però vabbè Emanuela, pazienza, dai, rischiamo. E che rischiamo, sarà da qualche parte un microfono, da qualche parte. Vabbè, comunque, allora Vignales felice anche oggi di prenderlo da Espargaro. Cazzano dei V4, quindi metto giù l'audio, se no... Cassa, ti sento a tratti, cosa dici? Cassa, hai il microfono chiuso. Scassa, avevi il microfono chiuso. Sì, ma perché c'è un V4 che sta scaldando, non so se dà fastidio. Ah, eri tu. No, in realtà non si sentiva niente, eri tu che l'avevi chiuso, ok. Il Bess ci aveva già provato nel giro precedente. Ah, va bene, va bene. Ha ragione Max, non abbiamo capito. Allora, Max aveva pronosticato Espargaró. Non l'abbiamo trovato, vero? No, ok, va bene. Ah, dovrebbero fare anche un 1-2, Aprilia. O 1-3 o 2-3. Cosa hai detto? Che potrebbero fare anche un 1-2 o 1-3 a Briglia. Perché e quindi Spargaro... il Binderone non lo... Non so se ce la fa. Di solito le KTM alla fine non è che rimangano belle costanti. Andrea Rebaudo, mister, io prima avevo pronosticato doppietta prima. Ma ragazzi, ma voi potete anche avere ragione qualche volta e io torto. Cioè non è che il mondo è fatto... di Mr. Helmet. Allora, quando do le notizie, quando faccio l'ipotizzo, va bene, ma se ragazzi, se sapessi anche a memoria e riuscissi a indovinare tutti i pronostici, ma non sarei qui, sarei sulla mia barca con Luca Scassa a farmi un massaggio. Anzi, cavalli prenderei per farmi un massaggio. Perché sì, io e Luca Scassa fossi massaggiare da cavalli. Capito? Quindi se fossimo ricchi, in realtà non è che sappiamo proprio tutto, sappiamo delle cose, indoviniamo delle notizie, ma indovinare tutti i pronostici, ragazzi, no, qualche volta anche voi potete essere più bravi. Bezzecchi out, e adesso Tardozzi in quale box andrà? Adesso sta nel suo, tanto non ha bisogno di andare da nessuna parte. Marquez è fuori, Bezzecchi è fuori, in che... Allora, vediamo intanto però Luca Marini dov'è, perché Luca Marini è settimo, non è male. Sesto c'è Oliviero, quinto Zarco, quarto Vignales, c'è anche un pochino di... però Zarco sta girando molto meglio di Vignales, da quello che io vedo. Quindi secondo me, adesso io non lo so, però potrebbe anche acciuffarlo, no? Vignales è un pochino tappato da Binder. Adesso se ne libererà. Eccolo qua, è lì proprio che frena, è vero, è vero. Ma Scassa, dimmi la verità. Possibile che Aprilia e KTM siano le moto che si assomigliano di più fra loro? No, a me KTM ricorda molto Ducati, un po' come struttura, ma non da quest'anno, già da tre anni, diciamo, quando hanno iniziato ad andare un po' meglio, erano copie spudorate della Ducati totalmente. Ma c'era stato anche qualche problema con degli ingegneri che avevano trovato, che avevano venduto dei progetti sotto banco, robe del genere, mi pare. Sì. C'era stato qualcuno da Ducati, mi sembra di aver sentito roba del genere. Io il Musetto me lo ricordo, il Musetto mi assomiglia molto alla prima. Vabbè, Aprile è proprio uno squalo martello, come sembra proprio uno squalo martello. Come pesce, diciamo, con i due baffoni. Però allora è Binder che fa da tappo a Leddo. Cosa vuol dire da tappo a Leddo? Ah, adesso, ok. Beh, no, lo stiamo dicendo da prima. Binder fa da tappo. Allora, Binder a me piace molto, però se deve deve evitare una doppietta Aprilia e dar fastidio al mio amico Andrea Rebaudo e a noi italiani, è meglio che Binder si levi un po' dalle palle. Cioè, diciamoci la verità. Non lo so, quindi... Lo vedo quasi pronto comunque Vignales. Sta caricando. Sì, Vignales è pronto. No, l'unica cosa, peccato, è che così i giri passano e non riesce più a colmare quel gap di 1,7, 1,8 che dopo avrà lì davanti. Quindi magari poter pensare di fare qualcosa. Però Binder non ne vuole tanto sapere di frenare come Dio comanda. Eccolo. Allora, sono arrivato adesso. Cosa è successo a Bez e Alex Marquez? Allora, Bez si è steso
Alex Marquez ha fatto come ho fatto io col CBX, ho dato troppo forte sul pedale del cambio e l'ha rotto. Chissà se la questione di pressioni influenzerà la gara. Eccolo qua che passa. Sono riusciti a non farci vedere, Luca, il passaggio, quasi. Ah, ok, tu l'hai visto da MotoGP. No, qui la regia Dorna non l'ha fatto vedere. Allora, cosa sta passando, Luca? Delle Desmo Cicce, cosa stanno passando? No, è partita la 600, ora ogni 2 minuti passano. Ogni 2 minuti stacco il microfono. Allora, No, no, ma no, ma noi... No, guarda che non è male quel tuo microfono che hai. Non c'è proprio non tanto disturbo, computer. No. Okay, okay. È buono allora, forse essendo scarso il microfono non prende tutto quello che c'è intorno ma prende solo te, è un microfono duro, come si dice, si chiama duro, cioè è un microfono molto vicino, molto direzionale, molto bravo come software a filtrare il fondo. Credo non è male, non è male, non è male. Ah, senti una cosa, Quartararo è risalito fino all'11ª posizione, 10° Martin, 9° Bastianini, Morbidelli 8° in un momento di grazia, però sempre alle spalle di Marini, quindi sì, Zarco sì, è quinto. Sì. Oh, senti, tu uno scambio, tu chi pensi che sia meglio fra Zarco e Morbidelli al momento? Hai rotto il CBX, peccato, ma no, tempo fa ruppi la levetta del cambio che era tutto ricavato dal pieno sottilissima, no, no. Ha ragione Scassa, all'inizio KTM somigliava molto a Honda, da quando va meglio una replica Ducati. Chi ti piace? Ma in prospettiva sul medio lungo Morbidelli, roba pronti via che funziona Zarco, se avessi un team Ducati, se no forse Zarco. Sì, allora anch'io, cioè tu pensi che Morbidelli non sia irrimediabilmente perduto? No, Morbidelli no, secondo me c'è del buono. L'anno scorso non l'avrei detto, adesso ti dico sì, è tornato secondo me abbastanza. Perché tu hai visto una ripresa. Allora, anch'io ho visto una ripresa di Morbidelli, però sinceramente io Oliveira tra poco passa Zarco. Già passato. Sì, è già passato. Ma Zarco, quindi via. Zarco secondo te è destinato a ritirarsi dalla MotoGP paradossalmente senza aver vinto una gara? Il problema di Zarco è che sembra vecchio, cioè non lo è poi, però sembra vecchio, no. chi dice devo prendere Zarco? Beh, ma Zarco è vecchio, in realtà no, è un 88-89. Allora, una persona che tu conosci molto bene, con cui io mi sento, cui abbiamo lavorato entrambi insieme, e quindi dovrebbe essere facile, no? Sì, con un certo capito. Umorismo tagliente, ha detto che Zarco parte la 600 un gommista, ha detto Zarco. Ok, ci sono. No, dicevo, Zarco sembra un gommista anziano, mi ha detto. Bravo, sì, che lavora al mare poi, E gli ho detto che sembra il frengo. Sì, della Jalapas. Va bene. Allora, andiamo avanti. Oh, ragazzi, posso dire che la gara è un po' un rompimento di coglioni? Oppure qualcuno mi attacca per questo? Perché siamo veramente alla noia più assoluta, se mi posso permettere. Però ci sono 3 aprile nei primi 5, figo. Questo è bello, ma questa è sempre stata una pista Aprilia, però, ragazzi? Sì. Marini ha passato Zarco. Ormai lo passano tutti Zarco, e adesso ci sarà il famoso scontro diretto Zarco Morbidelli. Allora, ragazzi, adesso lo vedo ripassato Zarco. Ma insomma, comunque Marini sta facendo cose non da Marini. Cioè sta facendo cose un po' spregiudicate. Molto bene, beh sì, ma già l'anno scorso a metà campionato iniziava a fare buone cose, però l'anno scorso aveva la moto ufficiale, quest'anno no. No, ma secondo me la moto ufficiale la devi sapere anche andare, perché sì, appena all'inizio campionato la moto ufficiale è quasi un fastidio.
dopo certamente nel lungo emerge, ma sai, lui secondo me non era pronto, non si notano le differenze con lui, ecco, non sto dicendo una cattiveria, è che la Ducati non è una moto così cattiva che la differenza fra la nuova e la vecchia è così abissale, anche Mascherini aveva fatto bene. Sì, è vero, dovrebbe movimentarsi a 5 giri dalla fine. Spargarò si sta tenendo a distanza per non far salire la pressione delle gomme. Addirittura per Scassa, quella pista consente di fare più linee diverse? Sì, sì, è una delle piste con più, non tanto d'ampiezza, ma ampiezza di curva. E quindi ti trovi tipo questa dove sono adesso in fondo all'Hangar Straight, oppure la 3, 4, 6, 7 sono tutte curve in cui puoi forzare la staccata, arrivare largo e richiudere e incrociare molte volte. Quello è molto bello e divertente. Sì. Allora, sono al mare, ditemi che la gara è una palla, almeno quello. Sì, 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 sì. Abbastanza, sì. Abbastanza. Comunque tutti e due i market centrali non avranno bevuto le loro re. Dove va Scassa? Allora, intanto si sposta qua. Ma come Raul Fernandez? Ma che cazzo è sta roba? No, è impazzito il nostro Martin, toccato da Binder. A inizio gara era in fondo allo schieramento, adesso per me arriva in top 5. Binder fa riposare le gomme e alla fine fa il colpaccio. Classico. Gara appena una non Ducati, arriva dietro una Ducati, non si può sorpassare. Maverick e Binder arrivano. Binder c'è, Bagnaia qua, finisce quarto qua, quarto, ma scusate. Buono Fernandez. Sì, ma non credo, perché sai no? Che sia. Non credo, credo che ci sia qualche problema, non credo che Fernandez sia quella secondo, timing, sai. Non credo, mi permetto di dire che non credo che Fernandez sia secondo. Vado a fare un mini refresh. Niente, continua. Vabbè, questo live timing omaggio che io ho non sta andando molto bene. Allora, curvoni ampi, ma senti quante domande tecniche. Curvoni ampi e veloci possono favorire moto con aerodinamica più avanzata? Inizia a piovere. Ecco no. No, è più una pista Aprilia, perché secondo me Aprilia sfrutta molto bene la trazione. Sono allora curvo... bandiera crociata, Luca, bandiera crociata, sì. Però non so in che settori, perché questa è molto grande la pista, quindi alcuni posti può piovere, alcuni posti è vero, no, è vero. Bagnaia starà gestendo pioggia è andato in botta il lifetime, ragazzi. Chiove, sto cielo fa paura, sappicce, fa rumore, vabbè, ho capito, ma qua siamo anche sul neomelodico. Flag to flag, minchia, flag to flag a 7 giri. Non lo so, deve piovere dappertutto per poter fare una roba così, eh. Ora è da stare dentro, assolutamente. Ora è da star dentro finché puoi, arrivare piuttosto a 2 giri dalla fine, e poi come Austria 3-4 anni fa. Allora, si è sistemato il lifetime, è guarito, Luca, il nostro, intendo, e quindi abbiamo un Bagnaia davanti a Espargaró, Maverick Viñales, Brad Binder, Oliveira, Marini, Zarco, Martin, Fabio Quartararo. Morbidelli è precipitato, cos'è successo? Non l'avevo visto. È iniziato a piovere, probabilmente gli ha dato un po' fastidio. O è caduto, perché l'ha passato anche Digia. Allora, una persona sempre che conosciamo io e te, con cui abbiamo lavorato insieme, che ha un certo tipo di umorismo, ha detto che praticamente Morbidelli è il mago del Nascimento, quello che lavorava con Vanna Marchi. Che? Tu non lo conosci? Sì, adesso ho capito. Sì, ho capito. Sì, un po' era sì. Era caldo stamattina il nostro amico. E quindi vabbè. Allora, Fabio Diggia, Jack Miller e Franco Morbidone. Franco Morbidone sta collassando in maniera... allora, adesso una persona molto brava, molto nota, con un team in super proprietario di un team in superbike, molto chiacchierato in questo periodo, mi ha detto che la MotoGP è una noia mortale, è un sonnifero assoluto.
Sei d'accordo? Sì, perché sì, ti stai strofinando gli occhi. Allora, io ho mia moglie sotto il tavolo, non per fare chissà che, ma mi sta pungendo con la forchetta per tenermi sveglio. Capito? Mi sta pungendo con la forchetta sotto l'alluce per tenermi sveglio. No, niente. Un caffè non sarebbe male. Allora, le Aprilia si stendono. Grande Maverick, dai che si accende la gara. Sarebbe ora, mancano 6 giri, è stato veramente... Oddio. Luca, Maverick stavi dicendo... Non me lo ricordo cosa stavo dicendo. Benissimo. No, stavo dicendo... No, non era Ramel. Quella po' di acqua l'avevano uniti, adesso c'è invece Bagnaia che ha preso un secondino di margine, quindi forse la gara si riaddormenta, però l'idea Aprilia e KTM è divertente. Sì, allora, Aprilia io avevo detto che era stata superata da KTM, no? Come risultati, come cose, come tutto, adesso sì. Mi sta smentendo. La verità è che la moto di Noale... Allora, come fa ad accendersi se le Ducati non si sorpassano, salvo cappelle dei piloti? Beh, dai, si sta accendendo per via delle Aprilia e delle KTM, no? Certo. Ecco, che è uscito Marquez? Sì. Piove qua, piove qua. Dopo l'Angel Street piove. Marquez fuori. Marquez out. Binder ha passato, ora si stanno un po' mischiando, ha ricominciato a piovere, ma come ti ho detto, dalla parte del circuito dove c'era la partenza vecchia è asciutto, qua all'ultima curva e traguardo finale piove, quindi è un circuito lungo che dà queste cose, quindi è un po' più, anche Bastianini è caduto. Sì, Marquez e Bastianini, eccoli qua, sì, occhio Oliveira, ripeto, vince Binder. Oh, ragazzi, Gian può Antonio essere a questo punto. Cambiano gomme, cambiano moto. Errore. Sì. Errori. 5 giri dalla fine, dove vai? Errore. Però magari inizia a piovere bene. Vabbè, ragazzi, di Gian Antonio era 13esimo. Bene a fare all-in. All-in e via. Sì, magari a meno che non abbiano fatto entrare Alex Marquez al suo posto. Qua è asciutto, sta intraversando. No. No, non so se l'avrei fatto, però non so com'è la pista, quindi. Caduta di Marquez. Posso dire che Marquez è affacciato. Ah, qua? Alle varianti veloci. Ah, no! Ha sbattuto contro una Ducati. Contro Bastianini. Marquez. Non ha colpa stavolta. Ah, boh. Ha preso una Ducati, non lo so Bastianini se è caduto. Ah, Bastianini non ha colpa. Sì, Bastianini non ha colpa. No, mi è sembrato vedere che Bastianini stava già cadendo, eh. Ah, non lo so, ho visto solo un board di Marquez che si è preso con Bastianini. Vabbè, non è rilevante magari adesso, per cui... Sì, vabbè, pazienza. Allora, beh, comunque la gara... Adesso la gara sta... Arriva. Cosa, Luca? Binder ha staccato un po' le Aprilia, dove c'è un po' più di acqua Binder se la rischia un po' di più, le Aprilia sono un po' più guardinghe. Vabbè, sappiamo come ha vinto Binder le gare, no? Cioè, sì, quindi... Allora, attenzione, perché Quartararo è settimo, è miracolo questo, cioè... Due comunque, cioè... 2-4-2, 2-4-2, 2-4-3. 4-5. Allora Oliveira in agguato. Allora, ragazzi, quello che può succedere è questo: una grande rissa fra Aprilia negli ultimi 2-3 giri e Bagnaia che va a vincere questa gara bagnata. Sì, Bagnaia sembra quello un po' più tranquillo, ma come ha fatto due gocce d'acqua è quello che ha rallentato di più. C'è da dire, vero, che lui è davanti, non ha riferimenti, gli altri si appoggiano al suo stint. Quanto girano quelli con le gomme da bagnare? Sì, ragazzi, non cambia niente, no, cambiare la moto adesso no, non ha senso adesso. Sì. No.
non ha senso, piuttosto aspetta vabbè, quando a meno che tu non abbia qualcosa da perdere, Luca. Sì, ma infatti allora hanno cambiato caso... 5, 4, vedi. Lecuona, Morbidelli di Gian Antonio, gente che era dietro, ha detto boh, vado, proviamo. Ma se no non ha senso. Sì, ma non penso, sì, esatto. Allora, le Aprilia di Bidder stanno facendo il gioco di Bagnai. Vabbè, ragazzi, ma non è che si possono mettere d'accordo sempre su tutto e fare cartello. Poi stiamo parlando di Aprilia e Binder. A parte che io adesso vedo Espargaró secondo. E sì, quindi Espargaró mi sembra di capire che... sta andando a prendere Bagnaia. In scioltezza. E lo prendono. Sono tre decimi. Sì, potrebbe essere... più facili per il secondo, terzo e quarto in questo caso, perché inizia a piovere un po', vedi davanti... riesci a vedere anche dalla gomma di quello che ti precede. Se la gomma si umidifica vuol dire che c'è acqua in terra, se non si umidifica no, e quindi è più facile risalire. Tu vedi aquaplaning, vedi pozzanghere, io no, per cui non capisco, o sta drenando o drena da Dio questa pista. No, ma non può piovere se girano 2-3, è impossibile, impossibile. Allora Olivera è un siluro. Olivera è un siluro, sì. Ma non lo vedo terzo, lo vedo qua, lo vedo quarto. No, io lo vedo terzo. È passato terzo. Adesso. Ma ci sta che 2-3, vabbè, gira come gli altri, dai. 2-2. No, cosa gli ha detto? Sai cosa gli ha detto? Cosa gli ha detto Ale? Gli ha detto apri grande a Vignales. Esatto, gli ha detto apri grande, ti farò un po' male. Apri grande. All'inizio, ho quasi finito, gli ha detto. Ho quasi finito, abbiamo quasi finito, e poi gli ha detto faccio fattura, queste cose qua. 10 cose... euro su Rivera, 10 euro su Rivera. Troppo scassa, stai attento perché tu sei un cattivo pagatore, sei già quello... noto per queste cose. 20, voilà, 20 euro, vai. Quartararo è andato, andato fuori intanto, poveretto, mi sembra di capire. No. Fabio out, esatto. Scassa, la metà della roba che dici, soprattutto in attacco, quando attacchi con la frase, non si sente. Perché? Perché c'è del rumoraccio di fondo, sono delle moto che corrono, purtroppo. No. Allora, la vince Oliveira. La vince Oliveira. È probabile, è molto molto probabile. Ma allora, io posso dire che se vince una Aprilia sono contento. Oliveira, Espargaró, che cazzo me ne frega, ma anche se vince Bidder, ma anche se vince Bagnaia, in realtà a me va bene tutto. Il tema è che mi dispiacerebbe che Bagnaia venisse uccellato in questo modo. Beh, Bagnaia, cosa che sta è per succedere, secondo me. A 52 punti, se arriva secondo o terzo non succede niente, va bene lo stesso. Sì, no, mi sembra quello che soffra di più l'acqua. Quartararo è... Quartararo ha sbattuto contro Marini, si è staccato il cupolino davanti, non c'ha più il portanumero. Madonna che roba brutta. Poi si è fatto un curvone con la carena fra lui e l'asfalto, hai visto che roba? Sì, è arrivato. Comunque Olivera. A me la M1 naked non dispiace. Allora, è imbarazzante Bagnaia. Perché? Perché va passare, molto perché più lento, ma non lo si può sorpassare. Vabbè, se va molto più lento, sono basso. Ma guarda, allora Marini ha fatto il sacco da box oggi. Beh, insomma, è ottavo. Bella l'FZ1 nuova. E il Fazzerone, c'è il Fazer, Quartararo, hai visto? C'è il Fazer. È andato alla moto con i Rain, ha fatto cambio con la moto. E chi era, Morbidelli che ha fatto il cambio gomme o Quartararo che ha fatto il cambio cupolo? Quartararo è rientrato con la moto rotta, gli è andato l'altra che c'ha le reni, ha detto oh, vai e moltiplicati. Razzali rischia l'infarto. Razzali si sta mangiando le unghie. Sono lì, mi immagino lì. Allora, festa... Vignales ha mollato e sono in quattro. Ma perché Vignale si è mollato? Mi dispiace questa cosa. Vabbè. Però ha mollato. Binder invece non ha mollato allora, niente.
Oh, guarda Binder, ragazzi. Sì, ma lì piove, mister. Quella è la curva in cui piove di più del circuito. Sì, però veramente Miller con l'acqua ha fatto tutto un altro lavoro rispetto agli altri. È normale, il primo del gruppetto. Oliveira, state calmi. È normale, esatto, è normale. Oliveira, bravo, Andrea. Andrea Biondo, è normale, è il primo del gruppetto. Ottima analisi. Di chi dicevi? Di Andrea Rebaudo. Andrea Biondo. E cosa è normale? È normale che sembra quello che va più piano, perché non ha riferimento davanti, come abbiamo detto prima. Ah no, ma certo, ma non si, io questo non lo stavo proprio prendendo in considerazione, questo aspetto, assolutamente così. Però è anche il meno acquatico, diciamo la verità, il nostro amico. Il più idrorepellente, il meno waterproof, diciamo. Esatto. Non è rugged, diciamo, bagnare come... Allora, mentre Razzali gli stanno misurando la pressione, cosa c'è? Razzali è così, immobile. Io vi faccio vedere Razzali. Allora, bella gara, mi sembra un po' eccessivo come giudizio. Ultimo giro, oh. È passato del finale. Allora, sì, bel finale, sì. Mamma mia, sì, a Spargarò davanti, per dirla alla Veneto, mamma mia, allora, ha ragione Max, come al solito Max Biaggi, ragazzi, come al solito Max Biaggi, è veramente fastidioso Max Biaggi quando ha ragione così. Quasi che palle. Sì. Vabbè, adesso potrebbe anche attaccarlo, Bagnaia, perché devo dire che ha rischiato. No, ma Bagnaia fa bene. Ha rischiato Aleix ad attaccare così presto, Cosa? Sì, ma vuol dire che ne aveva di più, dai, cosa. Poi sì. Ha passato l'unico punto di guida molto guidato, andata. E Spargarò. Sì, adesso è finita. Ragazzi, allora, la gara non posso dire che è stata bella, il finale no. Invece sì, e anche il risultato finalmente sì. Qualcosa di diverso. Allora, sì. Aleix Espargaró batte Pecco Bagnaia e Binder e Oliveira quarto, Vignales quinto, tanta roba ragazzi. Jorge Martin 25, sesto, benissimo. 3 aprile è una KTM, qui si può dire le Ducati battute. Sesto Martin, sì. Settimo Marini, ottavo Miller, nono Zarco, Raul Fernandez, Augusto, eccetera. Allora, io voglio dire una cosa, si vede molta differenza fra le capacità di Binder e di Miller, che parla tanto e conclude non tantissimo, e dopodiché una grande differenza, ahimè, almeno oggi, fra Espargaró e Vignales. Molto sì. Bravo anche Oliveira. Sì, sì, sì. Sì, Vignales sul corpo a corpo con quell'acquetta è stato un po' retrattile, diciamo. Senti una cosa, per te è stata una bella gara, per me è stato un bel finale, bella gara è un'altra cosa. Sì, bel finale, la gara, peccato per Bezzecchi, sarebbe stata più interessante sicuramente. Sì, allora, ho capito, però si è steso e quindi che cazzo volete? Allora, questa vittoria qua posso dire che ha un grande valore, non è una vittoria, prima vittoria in una gara lunga di una non Ducati. Oh, Max ha azzeccato il pronostico, capito ragazzi, ma Max Biaggi. Quando finisce la gara? Ragazzi, è finita. Miller era l'attenuante, che è stato buttato fuori da Vignales. Vignales male, quinto, male, mi sembra male, eccessivo. Male. Primo, dai. Binder parla poco, ma infatti gli danno ragione. Non lo so su Sky, ma dove l'ho vista io dal muretto Aprilia, c'è stato il lancio del porco. Beh, non faccio fatica a crederlo. Cioè, tu, Luca, puoi credere che abbiano addirittura bestemmiato in Aprilia? Mi sembra strano. Ma no, ma poi... È un po' come i toscani, è una falsa leggenda, insomma. Non è assolutamente esatto. Sono quei luoghi comuni che no, è il ritmo del sangue, i neri hanno il ritmo del sangue. Non si sente il Vaticano, quelli del Vaticano, perché hanno un accento particolare, ma sono anche loro, secondo me.
Allora, per me Vignales è un buon pilota, ma non è stato da mondiale, lo dico da una vita. Beh, ragazzi, e quindi ok, ci facciamo una ragione anche di questo. Allora, bella gara no, bel finale sì, siamo contenti per l'Aprilia, la prima non Ducati a vincere una gara lunga. Biagi è contento, ha indovinato il pronostico. E quindi... La curva dove pioveva c'è il sole adesso. Comunque, ragazzi, questa è una vittoria vera, perché non è una vittoria fortunosa, non è una vittoria dove sono, cioè è una vittoria che si è cercata, guadagnata, costruita, è una vittoria piena. Che ne dite? Bella. Sì, 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 bella. Sono contento. Allora, per... Miller 2020. Dimmi. Sono contento per lei, cioè ora devo rifare tutta la classifica aggiornata, così in settimana facciamo la live. Bravo, bravo. Allora, possiamo dare un'anteprima. Oggi è il 6. Sì. Fra 9 giorni uscirà la nuova t-shirt e sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, tutti noi internamente chiaramente, e Nicolini anche lo sa. Il quadro Nicolini mi ha fatto un favore, Nicolini, e gliene ho promessa una, ok? E quindi però gli è piaciuta, mi ha detto. Allora, cioè, va bene, ragazzi, Lucas Cassa, dimmi. No, dicevo, la maglietta dell'anno, forse della storia di XRM, forse. Addirittura, addirittura. Va bene, ragazzi, allora le prime europee sul podio danno ragione alle tue analisi, grazie. Non so, mi ricordo quali siano, ma sono sicuro, assolutamente d'accordo con te, perché se mi dai ragione, amico, io... No, ho capito quello che intendi dire, cioè che le giapponesi hanno mollato e che la racing attitude è ormai tutta europea, è un Euro GP, certamente, sì. Certo, ed è il gran premio giusto per dimostrarlo, con una pista di un certo tipo. Aprilia, torna su, dopo pressione per la partita dell'agevolazione, per la perdita delle agevolazioni, Vignales grandi sorpassi, fermato dalla pioggia, Spargarò capolavoro. Io una gara così brutta da parte di Vignales non la vedo, è una gara buona, senza esagerare, ma insomma. Nella 8 ore di Suzuka le prime 7 moto su 10, insomma 7 su 10 erano Honda comunque, per far, diciamo che si sono un attimino spostati come focus, ma mi sa che tra un po' tornano. Sì. Allora, maglietta top, dice Nicolini, capito Scassa, perché lui l'ha vista. Allora, io però voglio dire una cosa, un risultato come quello di Oliveira e Vignales, quarto e quinto, sembra insoddisfacente adesso, ma se avessimo detto 2 settimane fa, Aprilia avrebbe firmato col sangue per fare un quarto e un quinto. Poi adesso sì, ha anche vinto la gara, complimenti. 4 moto in top 10. Sì. Molto bene, ragazzi. Allora, ci salutiamo, ragazzi. Io mando, scusatemi se oggi poco l'ho fatto, ma chi è che... tolgo l'audio. Ah, tu mi scrivevi tu quella roba lì. Pensa, non l'avevo vista. Sì, che sì. Tu mi scrivevi che toglievi l'audio. Non... con questa nuova configurazione sono sofferente. Allora, io metterei un carburo, se siete d'accordo, e poi chiuderei la trasmissione. Come la vedi, Luca? Perfetto. Ok, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo, è stato un piacere, vediamo gli ultimi commenti, parlare male di Vignales sempre e comunque lo sport preferito da molti, invece ha fatto una gran gara, è vero, ma Baiocco stava al muretto Aprilia o al muretto Aprilia, ma lo tengono nello sgabuzzino Baiocco. Grazie ragazzi, alla prossima, Forever 46, vabbè così, ci voleva uno ogni tanto, così. ci sono sempre... Cosa vuoi fare a posto così? Va bene, ciao a tutti ragazzi, grazie per aver partecipato. Scusate il setup un pochino arrangiato, ma ci rifaremo. Ciao, ciao.